faccio perché ho bisogno di spazi. Ho bisogno di spazi, di virtuali, una luce dove cercare accessi, cercare informazioni. Sai, ho scoperto internet, oppure sai, ho scoperto i CD-ROM, ho montato a casa mia questo e quest'altro. Queste persone scoprono tutte le cose che riguardano le nuove tecnologie grazie ai figli, i quali figli con la massima naturalezza si mettono lì, attaccano, comprano, okay, collegano, fanno e tutto fluisce, tutto funziona. Io penso che si diventa un hacker per tanti motivi. Innanzitutto, secondo me, c'è anche la genialità di una persona. E dopotutto sono conoscenze, sono cose che uno vuole imparare. Cioè, così come quando io apro un libro, è così la stessa cosa quando mi collego al cyberspazio. Il computer non si giochi solamente. Cioè, il computer puoi farsi un sacco di altre cose carine. Puoi farsi video, puoi farsi la tua rivista e puoi comunicare con i tuoi amici, guarda caso. Ho visto che alcuni tecnici si sono appropriati di file che io possedevo. Non sono soltanto gli studenti, non sono soltanto gli hacker, i veri criminali, ma ci sono comportamenti discutibili da parte anche dei gestori delle macchine. Io la maggior parte degli hacker che ho conosciuto, ho visto, sono persone per bene, diciamo. Non è che stiamo lì, come qualcuno ha detto, vogliamo far partire dei missili o che... Dopotutto non esistono leggi, ma se noi abbiamo uno strumento nuovo, un mondo nuovo, dove le leggi sono ancora da definirsi, come facciamo a dire qual è la trasgressione? Siccome tu entri in questo mondo dopo che sei già stato socializzato nel mondo offline, è importante conoscere il prima possibile questo mondo e sapere quali sono le cose che puoi fare, tecnicamente, non in base alle policy. Ricordo per esempio quando presso la mia università riuscì a entrare nel VAX dell'Ateneo e fui system per circa un paio di mesi, praticamente nessuno se ne accorse, ebbi accesso praticamente a tutte le risorse del sistema. Come che è buono, non ho fatto niente, non ho manipolato dati, però è stata un'esperienza bella. Vabbè, finito.